Salve a tutti, sono Linda Grasso, founder e CEO di Delta Logics, ossia l'ingegnere a cui è venuta in mente l'idea di cimentarsi in un mondo tanto complesso quanto affascinante, come quello della digital transformation. Come consulente e content creator ho partecipato a eventi in giro per il mondo e parlando con imprenditori, manager e operativi mi sono resa conto che non tutti hanno compreso le potenzialità delle tecnologie e delle innovazioni digitali. Questo non per una mancanza di competenze o perché non ci sono abbastanza informazioni in rete. Il vero motivo è che oggi manca il tempo per aggiornarsi. Ed ecco che ho pensato a Delta Logics, startup innovativa con un obiettivo ben preciso: favorire una cultura digitale per leader aziendali. Nel dettaglio ci occupiamo di condividere la conoscenza sui temi della digital transformation, dando voce ad esperti disposti a raccontare, semplificare e mostrare il lato pratico delle tecnologie. I contenuti creati sono diffusi online grazie al nostro blog, ma non solo. Attraverso i video, le infografiche, i podcast e le attività quotidiane sui social media, seguiamo le regole di una comunicazione omnichannel che guidi il miglior valore sul mercato. Parliamo direttamente ai CEO, ai leader e a tutti i professionisti aziendali, senza intermediari. Prima di parlare di trasformazione digitale, è opportuno fare un piccolo excursus per comprendere come il digitale è entrato a far parte della nostra quotidianità in modo sempre più pervasivo. Consideriamo tre concetti fondamentali: digitization, digitalization e digital transformation. In primis la digitizzazione, non suona molto bene tradotto in italiano, ne sono consapevole, che rappresenta la conversione di un prodotto o un servizio dall'analogico al digitale. Ad esempio, nell'ambito della cinematografia, un DVD che diventa un video da vedere in streaming. A seguire la digitalizzazione, che rappresenta l'infusione di un prodotto o servizio digitale nei processi di un'impresa o la creazione di nuovi business model abilitati dalla digitizzazione. Con riferimento all'esempio precedente, lo streaming video, che trova una sua applicazione di successo in Netflix. E infine la trasformazione digitale, che possiamo definire come una sistemica ristrutturazione dell'economia, delle istituzioni e della società, che avviene grazie alla diffusione digitale. Interagire con il mondo esterno attraverso lo smartphone, ad esempio, è un effetto della digital transformation. Secondo una recente ricerca, il principale driver per la trasformazione digitale nelle aziende è la customer satisfaction. Dunque, una domanda potrebbe sorgere spontanea: perché devo fare un investimento tanto oneroso se i miei clienti sono già soddisfatti? In realtà, innovare sul lungo termine non solo serve ad assicurarsi il rinnovo della fiducia dei clienti attuali, ma apre scenari potenziali che potrebbero generare una crescita senza precedenti. Basti pensare all'innesto di tecnologie esponenziali come l'intelligenza artificiale e l'IoT nei processi di business, per rendersi conto delle potenzialità di queste ultime, ad esempio per entrare in contatto con il consumatore. Dai chatbot di assistenza per rispondere alle domande frequenti, alle newsletter con contenuti personalizzati, fino ad arrivare al riconoscimento del cliente nel momento in cui si approccia alla nostra attività. Difatti, migliorare l'esperienza del cliente attraverso la digital transformation è l'obiettivo che più di tutti può aumentare le performance aziendali e la brand awareness. Al giorno d'oggi, passare al digitale non è più una scelta facoltativa per le aziende, ma l'unico modo per assicurarsi un prospero futuro. Dato che le aziende stanno cambiando per sfruttare le potenzialità del digitale, la figura del leader non può chiaramente restare ancorata ai vecchi approcci. La trasformazione culturale in atto richiede necessariamente un adeguamento delle figure professionali e dei ruoli aziendali a quelli che sono i nuovi business model e le nuove visioni. Flessibilità e capacità di adattamento, ma anche connessione e doti relazionali, sono elementi imprescindibili di una buona leadership. Per stare al passo con i tempi e mantenere la competitività aziendale, bisogna inoltre dedicare del tempo al pensiero creativo e all'innovazione, creando una sinergia tra risorse fisiche e tecnologie emergenti. E in ultimo, ma non per importanza, un leader che si rispetti deve favorire l'inclusività e la diversità in azienda. Solo così potrà creare un ambiente produttivo e funzionale in cui ognuno troverà il suo posto e si sentirà a proprio agio. Bisogna ricordarsi di remare tutti insieme e con la stessa forza per permettere alla barca di arrivare al traguardo, seguendo la rotta che ci siamo prefissati. Grazie.